diciamo, con un piglio poco arrembante, mentre nella seconda frazione, insomma, c'è stato subito un avvio importante che, insomma, ha messo poi in difficoltà il mezzo, che però sì, più o meno è stato così. Loro l'hanno preparata benissimo, mi è sembrata molto congiale alla partita con Rico in mezzo alla seconda campo, nel senso che si sono messi tutte otto dietro la palla e poi hanno lasciato solo i due in avanti, Guaccio e Cineria, mi sembra, al primo tempo. Abbiamo chiuso tutti gli spazi, facciamo fatica proprio a fare le giocate, di solito facciamo con Massimo, gli esterni, con la punta centrale. Abbiamo fatto proprio fatica, come hai detto tu, perché forse non abbiamo iniziato subito con il giusto, con quella griglia giusta. Abbiamo trovato difficoltà, loro l'avevano fatta bene, come giusto che sia, ma abbiamo stanno guardando anche loro la cassetta, come giocavamo oggi. Secondo tempo invece ci siamo messi anche un po' diversamente, siamo un po' gli attaccati verso il centro, ha messo Betano dietro a Ciro e a Simone, è andato molto meglio perché poi c'era stato anche il gol preso nel primo tempo, allora è stata la reazione come giusto che sia. Però abbiamo un po' mancato un po', abbiamo avuto molto volevamo pareggiare a tutti i costi, però con poca lucidità, comunque abbiamo tentato comunque come sempre con molte palle alte verso il Ciro, verso Gaetano, che diciamo non sono giocatori di questo genere, però purtroppo a volte eravamo anche costretti noi dalla difesa per questa palla di grazie Natale, perché si può schierare proprio 4 davanti e 4 dietro, non davanti alla mano. Gli spazi si facevano proprio stretti. Oggi avete sofferto la velocità dei due attaccanti, poi là nel finale c'è stato pure Alcamone, però tuttavia insomma non sembra attraversare un buon momento di forma perché reggere un infortunio, però dico la velocità del loro attacco, anche sì, se loro hanno giocato molto sulle ripartenze. Giustamente hanno giocato così perché noi in attacco comunque è abbastanza veloce e non penso che se hai gente lento con un gioco così non arrivi mai a porta. Poi d'altronde chi gioca per fare la partita come noi, palla a terra, abbiamo fare azioni, è molto più difficile che a difendere e a ripartire, perché voi la cosa mi penso, noi tutti i 10 dietro la palla e loro che attaccavano, poi Ciro e Gaetano e magari Simone nello spazio, perché dopo è il contrario, sono i difensori loro che fanno fatica. È un po' se, non so se avete visto ieri sera i vari con l'Inter, così. Anche se il Bari non so, gioca da dietro, così qua siamo messi tutti da dietro e poi c'è una partita più brutta per i difensori perché comunque stai a centrocampo alto per cercare di chiudere la squadra avversaria e ti tocca sempre correre all'indietro per attaccare e poi anche veloce. È una partita più dura però è sinonimo anche che le squadre avversarie ci temono il nostro modo di giocare. Oggi devo dire che hanno preparato bene. Avete avuto questa preoccupazione durante la partita di perderla perché è sembrato un momento soprattutto insomma di smarrimento, quasi avete ceduto all'avversario. È forse un problema che ci portiamo da questo campionato e quando vediamo che non riusciamo a giocare come di solito sappiamo, ci smarriamo un po', ma non per paura di perdere la partita, ma perché ci sfiduciamo un po', vediamo che non ci riescono a giocare, iniziamo a portare in campo, come è normale, come tutti i giocatori, quando non riesce la cosa, si inizia a imprecare. Che cosa vi ha detto l'allenatore durante l'intervallo? Di reagire, perché diciamo, visto che eravamo battuti, cosa che diciamo non capita, perché avevamo, si capisce che quando non gioca bene, lo capisce da solo il giocatore, eravamo tutti in silenzio, ci ha detto di reagire e di fare impossibile per riprendere la partita. Quindi penso che ce l'abbiamo messa tutta sull'impegno, magari dobbiamo essere un po' più lucidi. Certo che la squadra ha dovuto sopperire comunque insomma alla defezione di Arini, di Chieschi,
innesto insomma di decese, quindi è sembrato che un po' qualche meccanismo insomma non era perfetto nel... Ma io penso più che altro è normale che a Ciro dobbiamo aspettare che riesca ad allenarsi almeno 15-20 giorni con noi per capire gli schemi, per capire il modo come noi giochiamo. Oggi infatti ci dovevamo un po' noi adattare a lui, giustamente non riusciva a capire bene, anche se magari abbiamo provato, ma quelle che abbiamo provato, però quando si trova in campo, vedi che non riescono alcune cose della squadra, anche la squadra inizia a giocare in questo modo, tu dopo che hai giocato qualche partita con il tuo compagno, sai, anche quando stai in difficoltà, lui in che modo gioca, allora, perciò bisogna dargli del tempo, per le defezioni io penso che non bisogna neanche guardare, comunque giocano ragazzi come il Golfo e Tovalia, che comunque nel campionato non siamo partiti in essere, sono stati chiamati al battello, cioè non è stato quello, è stata proprio la squadra intera, tutti e noi, non abbiamo giocato con il Serbio. Va bene. Grazie.